Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Ciao. Partiamo subito ringraziando Switchbot che dopo il video che avevamo fatto sul Fingerbot deve averlo visto, ci ha contattato dicendo: però ragazzi, aspettate un attimo, c'è altra roba della Switchbot da provare. E non solo ci ha mandato un po' di prodotti, diciamo la maggior parte inerenti al movimento della tenda, dopo entreremo un po' più nello specifico, ma ci ha inviato un prodotto in anteprima. Un prodotto che funzionerà con lo standard Matter. Finalmente. Stiamo parlando dello Switchbot 2. Questo hub dà la possibilità di far colloquiare questi prodotti con qualsiasi piattaforma, diciamo. Quindi adesso non perdiamo tempo e partiamo subito con l'unboxing. Ah, ragazzi, scusate un attimo, ci siamo dimenticati una cosa. Sì. Questo prodottino qui della Switchbot ci è stato inviato in anteprima, quindi attualmente non lo trovate ancora disponibile su Amazon, lo trovate disponibile sul sito della Switchbot, ma rimanete, mi raccomando, fino alla fine del video perché ci sarà una sorpresa per voi. Partiamo col presentarvi l'ultima novità in casa Switchbot, che è lo Switchbot Hub 2. Esteticamente già si vede solo dalla confezione molto bello, con i LED che indicano la temperatura. Cosa c'ha di nuovo questo prodotto? Finalmente è uno dei primi prodotti che va ad utilizzare la famosa tecnologia Matter. Cosa significa? Quindi non dobbiamo più stare a impazzire a trovare il prodotto, in questo caso un hub, che funzioni specificatamente con la nostra assistente vocale, con Google o con Siri, in quanto con questa tecnologia siete sicuri al 100% che funzionerà con tutte e tre gli assistenti vocali. Ma a questo punto partiamo con l'unboxing e andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Troviamo le istruzioni in inglese, ma non dovremmo trovare difficoltà, dopo andremo a provarlo, e il prodotto. Vorremmo specificare che non abbiamo ancora installato nulla di questo prodotto, quindi faremo tutto quanto insieme a voi per vedere appunto se c'è difficoltà nel configurarlo, che cosa. Questo è il supporto per poterlo tenere inclinato, nella parte dietro troviamo l'alimentatore, nella parte davanti quando lo accenderemo il display, e adesso andiamo ad aprire la parte sottostante della scatola. Oh, questa è una cosa piacevole, hanno messo anche la presa, cosa che di solito non viene inserita. Questo è il sensore di temperatura. Andiamo ad attaccare il nostro filo dell'alimentazione e lo colleghiamo col USB Type-C nel retro dell'Hub 2. Una volta collegata la nostra USB Type-C, abbiamo nella parte in alto l'umidità, nella parte sotto più grande i gradi rilevati tramite il sensore che è posto all'interno del cavo, nella parte in basso abbiamo il tasto on e off che semplicemente disattivano o attivano l'Hub 2. Qui in alto troviamo un puntino a fianco all'umidità che sta ad indicare che è già in pairing, sta cercando già di accoppiarsi. Abbiamo scaricato l'app di Switchbot e se proviamo ad aprirla e poi a schiacciare il tasto più in alto a destra, verrà fuori normalmente, come succede, di inserire le credenziali se si è già registrati oppure di creare un nuovo utente. Quindi noi andiamo a creare il nuovo utente, dopodiché ci registriamo. La novità che possiamo subito notare è che nella parte bassa trovate l'indicazione che è accedi con un account di terze parti Google, Amazon o Apple. Quindi questa è una cosa che già ci dà il riferimento che avremo la possibilità di poterlo configurare con le tre piattaforme. Creiamo l'account e ci vediamo dopo. Abbiamo creato l'account, adesso clicchiamo sul tasto più in alto a destra e andiamo a dirgli che dobbiamo abbinare l'Hub 2. Lo trovate qui, ci clicchiamo sopra. Allora, adesso ci indica di tenere premuti il tasto on e off contemporaneamente. Inizia a lampeggiare la lucetta qui, come potete vedere. Diciamo prossimo. Qui ci chiede di dare l'autorizzazione per accedere alla posizione per ottenere l'elenco delle VLAN, diciamo mentre usi l'app. Qui ci dà la nostra posizione del modem, inseriremo la password e ci vediamo dopo. Abbiamo collegato il lab al wifi di casa, come potete vedere dà il nome, gli lasciamo quello.
tutti i dispositivi, lascia camera come impostazione, gli diciamo salvare, la configurazione è andata a buon fine e gli diciamo usalo ora. Questa è la schermata che comparirà una volta configurato l'Hub 2, ci dà delle informazioni che tramite questa schermata avremo informazioni dettagliate sulla temperatura e l'umidità della stanza, gli diciamo va bene. E sulla luminosità. E anche sulla luminosità, perché quando dopo andremo a configurare i motorini per le tende, in caso di una forte luminosità potremo anche impostare che le tende si chiudano. Qui ci sta dicendo che volendo si possono impostare dei trigger, quindi delle scene che toccandole si attivano. Diamo l'ok. Altra cosa che può fare questo dispositivo, a parte la cosa fenomenale di essere un prodotto Matter, compatibile con lo standard Matter, ha la possibilità tramite questo tasto di andare a selezionare dei accessori di casa, dei elettrodomestici di casa, per diventare anche un IR Smart. Quindi a questo punto, se noi ad esempio facessimo TV, potremmo andare a configurare anche il televisore e si potrebbe comandare il televisore grazie a questo prodotto. Per questo video ci vogliamo soffermare particolarmente su questo prodotto e basta. Poi dopo ne faremo un altro dedicato alla configurazione dei curtain con tutti i prodotti assimilati, annessi, esatto. Questo non è un semplice hub come lo potete trovare in tante tipologie di prodotti. Per esempio, abbiamo anche fatto dei video sulle valvole termostatiche, per esempio della Meros. Lì c'era l'hub, ma semplicemente proprio faceva solo da ponte. Non rilevava temperature, non faceva nient'altro. Il bello di questo prodotto, e sinceramente ci hanno lavorato, si vede, ma soprattutto funziona intanto da termometro, da misuratore di umidità, dall'applicazione, vabbè, il livello della luminosità, come vi ha fatto vedere prima Miki, ma anche la questione che può essere un smart IR è molto importante, perché comunque all'interno di questo prodotto vi trovate già un prodotto che generalmente pagate almeno 20 euro, quindi è fatto veramente bene, è tutto integrato, ha pochissimo spazio che viene occupato ed è anche molto bello esteticamente, anche i materiali sono veramente belli, ha il gommino antiscivolo, lo potete appoggiare, non vi dà alcun fastidio. Naturalmente, come tutti gli Smart IR, deve essere puntato verso dove deve essere mandato il segnale dell'infrarosso, perché sennò non funziona. Adesso però in questo video vi faremo vedere la potenzialità di questo prodotto anche per quanto riguarda la sua funzione IR Smart. Abbiamo visto l'umidità, abbiamo visto la temperatura, il sensore luce lo vedremo poi in un secondo video quando andremo a configurare anche i motorini per le tende, di questo si parla quando si parla di Curtine, e in quel caso presumiamo, ripeto, stiamo facendo queste cose proprio in diretta con voi, non abbiamo testato nulla, in quel caso probabilmente il sensore luce rileverà che c'è una sovraesposizione di luce esterna, farà attivare l'hub, il quale manderà il segnale poi al Curtine, quindi al motorino, di chiudere le tende. Adesso concentriamoci su questo e passiamo alla configurazione. Per prima cosa, nella home page dell'applicazione di Switchbot, clicchiamo su Hub 2 e poi clicchiamo su Add Remote Control. Noi in questo caso vorremmo fare la prova col condizionatore, quindi tra tutti i vari elettrodomestici che ci sono clicchiamo condizionatore. Da questo menu vediamo che c'è lo Smart Matching, quindi la combinazione smart che dovrebbe essere quella più rapida e automatica, la selezione manuale oppure insegnare all'hub i tasti del telecomando del climatizzatore. Noi facciamo quello smart. In questa schermata gli diciamo parti con la configurazione, quindi facciamo start matching. Dopo aver puntato il telecomando e aver schiacciato il tasto di accensione e spegnimento ho trovato immediatamente il telecomando e ci dice che ne abbiamo 3 a disposizione. Facciamo ok. Adesso ci è venuto fuori questo tasto e ci dice che questa prima configurazione di provare a schiacciare questo tasto e vedere se il climatizzatore si accende. Proviamo. Ha funzionato, quindi gli diciamo working. Allora, qui vuole sapere il nome del condizionatore. Noi lasciamo condizionatore. Come camera dice tutti i dispositivi. Se facciamo il tasto più ci dà la possibilità di creare una stanza, ma noi per adesso, per comodità, lo lasciamo così, diciamo salva.
Ed ecco qui che ci ha creato un telecomando virtuale. Ci dà la temperatura, il grado di umidità, l'accensione e spegnimento, la temperatura per poterla abbassare e alzare, il freddo, la ventola automatica e lo swing per poter muovere le alette del climatizzatore. Noi adesso proviamo a schiacciare off e il condizionatore si è spento. Adesso entriamo nell'app del nostro assistente vocale, tasto in basso a destra altro, vi si aprirà questo menu oppure l'altra versione, skill e giochi, lente di ingrandimento in alto a destra, scriviamo switchbot, compare, cliccate il risultato che compare e gli diciamo abilita l'uso, gli diciamo di collegarlo, ecco qua, e ci compare anche il pop-up che ci avverte che il nostro dispositivo vocale sta cercando dei dispositivi da connettere. Ok, il prodotto è stato trovato, vedete qui condizionatore, adesso in questo momento ci dice che è fermo, che è spento, abbiamo la possibilità di creare delle routine e proviamo a dargli il comando vocale. Accendi condizionatore. E il condizionatore è stato acceso. Abbiamo fatto la configurazione per poter utilizzare l'hub non solo come ponte tra i vari dispositivi e il modem di casa, ma anche per poterlo utilizzare come IR Smart. E questa è una funzione implementata su quello che doveva essere solamente semplicemente un ponte. In più metteteci anche la funzione Matter, quindi lo potete utilizzare con il nostro assistente vocale, con Siri o con Google e avete un prodotto veramente completo. E poi è da notare e da apprezzare tantissimo la facilità di configurazione, cioè davvero veloce. Poi lo potete vedere anche dalle immagini che avete visto prima del cellulare quanti minuti ci abbiamo messo a configurarlo. È stato veramente velocissimo, senza alcun problema, anche a trovare il condizionatore, anche essendo un po' vecchiotto, non, la marca è famosa, vabbè, Panasonic, ma il modello magari è un po' vecchio, ma ha fatto tutto lui automaticamente. Ci ha dato tre possibilità, perché se per caso, quando fate la prova col tasto di accensione e spegnimento, non dovesse andare a buon fine, vi dà altri due telecomandi da testare per vedere se ci sono quelle funzioni. Ma una volta che avete scoperto che già col primo accende e spegne, tutte le altre funzioni che vedete sul telecomando le potete utilizzare. Adesso scusate, mi spengo il climatizzatore perché sennò mi congelo questa parte. Anche i tempi di reazione, da quando date il comando vocale a quando viene eseguito il comando, sono molto veloci. Tenete presente poi che il range di questo prodottino praticamente parte da questa distanza. Avete non un 180 gradi, ma avrete più o meno un 200-220 gradi. Calcolate che adesso, vedete, è rivolto verso di voi. E il climatizzatore, è da questa parte. È lì, quindi anche un po' spostato all'indietro e l'ha preso tranquillamente. Io direi che Switchbot ci è, almeno a me, mi ha fatto ricredere completamente sul marchio. Allora, su quel prodotto che avevamo testato non cambio idea, sinceramente. No, però, ma allora specifichiamo però, perché tanti di voi ci hanno scritto dicendo che lo utilizzano per tante cose veramente utili. Però per quanto riguarda l'utilizzo che ne avremmo fatto io o Marco, assolutamente non ci serviva. Questo invece, come diceva Marco, è un prodotto molto intelligente perché non è inutile come tanti hub che di solito vengono acquistati, che servono obbligatoriamente a far funzionare altri accessori, ma basta, servono solo a quello. Invece questo ha tante altre funzioni. Ma adesso passiamo a vedere il prezzo per questa meraviglia. Ragazzi, Switchbot ci dà la possibilità di darvi uno sconto del 15% inserendo il codice che trovate qui sotto in descrizione. Vi basterà andare direttamente sul loro sito Switchbot e selezionando Hub 2 ci sarà una casellina dove inserire questo codice sconto. Il prezzo è di €79,99, il nostro sconto è valido fino al 10 maggio. Per adesso avete la possibilità di fare l'acquisto tramite il loro sito. Probabilmente, perché poi le date di consegna quando vi spediranno il prodotto è dal 10 di aprile, probabilmente da quella data in poi avrete la possibilità anche di andare ad acquistarlo tramite Amazon. Noi comunque vi terremo aggiornati, troverete o faremo comunque magari un video un po' più breve per aggiornarvi se ci sono novità in merito. Allora, per quanto riguarda Hub 2, speriamo di essere stati chiari, di avervi spiegato tutto in maniera dettagliata. Faremo altri video per gli altri prodotti che ci sono stati inviati, così da essere sempre precisi, puntuali e dettagliati il più possibile. Li testeremo sempre insieme a voi, così non potete dire che no, non è vero, non è successo così. Noi vi facciamo vedere esattamente quello che succede. Quindi, per questo video è tutto.
ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao ragazzi!